se un SRL ha due soci, anche se uno non è attivamente coinvolto nell'attività, è possibile erogare una somma, una tantum a questo socio senza incorrere in tasse o contributi? Ok, domanda interessante. Allora, tendenzialmente qui è la situazione in cui ci sono due soci in un SRL, in cui uno è un socio operativo e quindi paga i contributi almeno fissi IMSS, e l'altro socio è un socio finanziatore. E quindi effettivamente mi hanno chiesto se il socio finanziatore, quello che non partecipa all'attività, può in qualche modo ricevere dei soldi così per giunta senza pagare imposte e contributi. Allora, la risposta è che tecnicamente una somma, una tantum, questo socio finanziatore non può ricevere questa somma senza pagare imposte e contributi. Però è anche vero che ci possono essere delle piccole cose che possiamo fare per questo socio finanziatore per ricevere delle somme senza pagare imposte e contributi, in sostanza. Mi sono scritto qua degli appunti, però se questo socio finanziatore avesse un compenso da amministratore, ok? E lui potrebbe comunque lavorare solo come amministratore dell'SRL, perfetto. E in più, se fa delle trasferte, ecco che potrebbe avere i rimborsi forfettari che sono completamente esenti imposte ed esenti contributi. Ecco che questo amministratore può ricevere, amministratore ma socio finanziatore, può ricevere anche i rimborsi chilometrici, sul quale comunque ovvio che dovrà pagare la benzina, quindi ci specula poco a livello fiscale, però comunque con il rimborso chilometrico, siccome la somma che noi riceviamo è sempre più alta rispetto a quanto noi paghiamo di benzina, ecco che in questo caso il rimborso chilometrico ci dà un po' di speculazione fiscale. Quindi sul rimborso chilometrico c'è poca speculazione fiscale, però è vero che comunque guadagniamo, che è un metodo per avere più soldi rispetto a quelli che spendo senza pagare imposte e contributi. Un'altra cosa che aggiungerei, gli ultimi due, sono i buoni pasto, che per quanto sono limitati, per quanto sono un ammontare ridotto all'anno, comunque se un socio finanziatore avesse una busta paga da amministratore, si potrebbe erogare nella sua busta paga almeno i buoni pasto per tutto l'anno. E quindi, per carità, maturare una piccola somma, però proprio ricevere, dare una somma a questo socio finanziatore senza pagare imposte e contributi. L'altra cosa che mi è venuta in mente, che volevo comunicare con voi, è che volendo questo, diciamo, socio finanziatore potrebbe in qualche modo essere titolare di un know-how che è sfruttato dall'SRL, e quindi questo socio finanziatore riceve di fatto un compenso senza pagare almeno una parte del compenso, non pagherebbe imposte e contributi. E quindi se il socio finanziatore avesse, faccio un esempio, un marchio, fosse lui l'ideatore e lo concedesse in sfruttamento economico alla propria SRL, ecco che lui avrebbe almeno il 25 o il 40% di questa somma esente imposte e contributi. Quindi anche qui non è che tutta la somma è esente imposte e contributi, però con lo strumento delle royalties questo socio finanziatore, che magari non fa nulla, appunto, anche che non deve far nulla di operativo nella SRL, ecco che di fatto riceverebbe una parte del compenso esente imposte e contributi. Quindi, per tornare un po' più dentro la nostra, diciamo, soluzione di questa domanda, direi che è una bella, diciamo, richiesta il fatto di poter avere un socio finanziatore ed erogargli delle somme così, una tantum, senza pagare imposte e contributi. È potenzialmente impossibile. Se ci fosse qualcuno che promettesse questo obiettivo, ok, probabilmente non direbbe le cose al meglio, ok? Però è anche vero che noi, come soci finanziatori, possiamo prendere in qualche modo delle somme, no? Con degli strumenti di risparmio fiscale che mi permettono di azzerare per una parte, ovviamente, l'imposizione che ho su quelle somme, che appunto sono il rimborso forfettario, il rimborso chilometrico, i buoni pasto e le royalties, ok? Ovviamente queste quattro cose vanno adattate sulla vostra specifica azienda e sui vostri specifici obiettivi con tutti e due i soci, e direi che, insomma, per questa domanda ho già specificato tutto, ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!